Ok, dopo aver visto le funzioni goniometriche principali, le loro relazioni, come vengono applicate agli angoli e le formule goniometriche in generale, vediamo adesso forse una delle prime applicazioni di quanto ho visto finora, che introduce a un argomento di grossa portata che è quella delle equazioni goniometriche. Cosa si intende in generale per equazione goniometrica? Un'equazione goniometrica è un'equazione dove l'incognita figura o appare come argomento, cioè come entità a cui è applicata una o più funzioni goniometriche. Okay? Ma ripeto, cominciamo con un esempio. E vediamo il problema dell'aiuola. Immaginate di dover realizzare un'aiuola in un giardino. Per farlo, avete a disposizione due tavole della stessa lunghezza, diciamo un metro, lunghezza L, e la stessa lunghezza, perdonate la cosa, e sfruttate una parte del muro di cinta del giardino, questo è il muro, quindi realizzate un'aiuola di questo tipo essenzialmente, con le due tavole poste a forma di triangolo. Okay. Questa è lungo L, questa è lungo L, qui c'è la nostra, le erbe o i fiori dell'aiuola, e se immaginate che L sia un metro, ripeto, come dovete disporre le due tavole in modo tale che l'area totale dell'aiuola, cioè la superficie che qui ho tratteggiato in verde, misuri 1/4 di metro quadro. Vediamo se ho fatto i conti giusti. Il come disporre le due tavole è regolato, è governato, è deciso da quale grandezza nel nostro disegno, che ancora non ho rappresentato. Cioè dove posso intervenire? Qual è la grandezza libera, variabile? Non posso agire sulla lunghezza delle tavole, sono quelle che sono, però posso cambiare che cosa? La base, parlando di lunghezze, in realtà, visto che parliamo di cose angolari, l'angolo tra le due tavole, cioè questo angolo qui, chiamiamolo alfa. La superficie della nostra aiuola sarà determinata sì dalla lunghezza delle due tavole, d'accordo, ma visto che quelle non cambiano, cambio la superficie interessata agendo sull'angolo. È chiaro che i due casi estremi sono angolo nullo o area nulla, ma anche angolo 180 gradi o area nulla, perché in questo caso le tavole sarebbero appiccicate al muro. Non so se mi sono spiegato. E quindi abbiamo un angolo alfa variabile tra 0 gradi e 180 gradi, o pi greco radianti se preferite. È chiaro che in quei due casi non realizzo l'aiuola, perché in quei due casi l'area è zero. Ok? Allora, vediamo di indagare qual è la relazione tra l'area A della nostra aiuola, che ho tratteggiato in verde, e l'angolo alfa che determina la forma della nostra aiuola, in particolare la sua superficie. Ok? E fatemi rifare il disegno. Qui abbiamo praticamente, questa è la nostra base. Questo è il lato L, questo è l'altro lato L e questo è il nostro angolo alfa. Okay. Come calcoliamo l'area di questo triangolo? Beh, in generale l'area di un triangolo si trova facendo il prodotto base per altezza, che fatemi indicare con H, diviso 2.
Qui in questo caso la base misura questa distanza e l'altezza questa. Beh, se conosco, se ho fisso L, allora il nostro, che è un triangolo isoscele, evidentemente, perché le due lati obliqui sono tutti e due della stessa lunghezza, lo ridisegno qua sotto, utilizzando l'altezza posso andare a formare un triangolo rettangolo. Questa è la nostra altezza H, e questo in realtà è b mezzi, perché è metà della base, no? Questo è b mezzi e questo è L. Dato che il triangolo è isoscele, l'altezza è anche bisettrice dell'angolo al vertice. Quest'angolo qui misura alfa mezzi, se alfa era tutto l'angolo. Ditemi se riuscite a seguire o se perdete qualche passaggio. Quindi, trattandosi di un triangolo rettangolo, posso usare benissimo le funzioni goniometriche viste proprio all'inizio della goniometria. Ok? Allora, nella nostra espressione per calcolare l'area abbiamo coinvolto la base e l'altezza. Allora, l'altezza possiamo determinarla dal fatto che H, nel nostro triangolo rettangolo, è il cateto adiacente ad alfa mezzi. Ok? Quindi la prendo uguale all'ipotenusa, che è L, la lunghezza delle nostre tavole, per, essendo il cateto adiacente, il coseno dell'angolo in questione, che è alfa mezzi, l'angolo del vertice. Invece, metà della base, b mezzi, è il cateto opposto all'angolo del vertice e quindi sarà dato dalla lunghezza dell'ipotenusa L per il seno dell'angolo del vertice, che è sempre alfa mezzi. Questo proprio deriva dalle definizioni di funzioni seno e coseno applicate al triangolo rettangolo. Detto questo, posso sfruttare questa relazione per il calcolo dell'area. Un mezzo BH. Quindi abbiamo un mezzo di B, che quindi, se B mezzi è L seno alfa mezzi, B sarà due volte L seno alfa mezzi. Per, di nuovo, H, che è L coseno di alfa mezzi. Ok? Scrivo un poco meglio, metto in ordine, ho un mezzo per L alla seconda, per L alla seconda, per due volte il seno di alfa mezzi per il coseno di alfa mezzi. Tutto chiaro? Ok. Perché non ho semplificato il 2,2, cioè questo e questo, perché qui ho alfa mezzi, ma io preferirei avere alfa. Ora, una delle ultime cose che abbiamo visto sono le formule di duplicazione. Se vi ricordate che NB, il seno, anziché usare alfa, fatemi usare un altro angolo generico qualsiasi, di 2 volte beta vale 2 volte sen beta cosen beta. Ora, se osservate, qui è proprio quello che abbiamo qui. 2 volte il prodotto tra il seno di un angolo per il coseno dell'angolo stesso, posso scriverlo come il seno del doppio di quell'angolo, che in questo caso è alfa mezzi. Adesso sì, semplifico i 2 e 2, quindi questo vale sen alfa. Morale della favola, l'area della nostra aiuola vale un mezzo, la lunghezza della nostra tavola al quadrato, per il seno dell'angolo alfa tra le due tavole. Ok? Ora, se L è un metro, allora l'area sarà un mezzo, 1 alla seconda fa 1, per il seno di alfa.
Quindi, ecco l'equazione che ci risolve il problema. Vogliamo trovare qual è l'angolo che devono formare le due tavole l'una con l'altra affinché l'area della nostra aiuola sia un quarto o un quarto di metro quadro, insomma quello che volete. Quindi non faccio altro che sostituire all'area la sua espressione in generale, un mezzo del seno di alfa, e questo la pongo uguale a un quarto. Moltiplico per 2 a destra e a sinistra, se volete, e abbiamo che sen alfa deve valere un mezzo, ovvero sia gli angoli, o meglio la disposizione, fatemi rifare il disegno della nostra aiuola, qui c'è il muro, qui c'è una delle due tavole, qui c'è l'altra, qui c'è alfa e qui c'è la nostra erba o i fiori, sono quello che sia. L'angolo che le due tavole devono formare tra di loro affinché l'area sia un quarto di metro quadro, o comunque la metà dell'area massima, è data essenzialmente dall'angolo che ha questa proprietà. Qui ho una incognita, che è l'angolo alfa, che appare dentro al segno di seno. Ogni volta che questo accade, cioè quando ho un'equazione, cioè un'espressione con una grandezza incognita, e questa grandezza è dentro una funzione goniometrica, ho un'equazione goniometrica. Ok? Come la risolvo? Allora, nel nostro caso è importante, cioè, il significato di alfa. Alfa è l'angolo tra le due tavole. Quindi, come abbiamo visto anche prima, sarà una grandezza, cioè la soluzione che mi va bene, sarà tra 0 e pi greco radianti, o 180 gradi se preferite. Quindi, qual è, o meglio, quali sono gli angoli che hanno seno un mezzo, fatemi ripetere qui, l'intervallo di valori accettabili per alfa e stanno nel primo e nel secondo quadrante? Beh, in realtà questo lo otteniamo ricordandoci del cerchio goniometrico. Fatemi ridisegnare il piano cartesiano. Questa dovrebbe essere una circonferenza, speriamo che lo sia, sì, in grosso modo. I punti in cui la circonferenza intersa gli assi sono tutti unitari, qui c'è 1, qui c'è meno 1, qui c'è 1, qui c'è meno 1. Se alfa è l'angolo che il punto sulla circonferenza P col suo raggio OP forma con l'asse delle x, questo è alfa, allora l'ordinata di questo punto è il seno di alfa. L'ascissa è il coseno di alfa. Quindi chiedersi quali sono gli angoli che hanno seno un mezzo significa chiedersi quali sono i punti che hanno ascissa un mezzo. Scusatemi, ordinata un mezzo. L'ordinata cade qua. Se questo è 1, la metà è un mezzo. Ma qui i punti sono 2. Sono 1 nel primo quadrante e 1 nel secondo. Chiamiamo questo P1 e chiamiamo l'altro P2. Quindi avrò due soluzioni. Il primo angolo, alfa 1, è qual è l'angolo in cui seno è un mezzo nel primo quadrante? Grazie. 30 gradi, per gli amici pi greco sesti. 30 gradi. E poi avrò un'altra soluzione, un angolo nel secondo quadrante, chiamiamolo alfa 2. Alfa 2 è imparentato ad alfa 1 perché è il suo angolo associato, cioè è pi greco meno pi greco sesti. Per gli amici, 180
5 sesti di pi greco, oppure se preferite 150 gradi. Quindi avrò due modi di realizzare la mia aiuola, con due angoli diversi. Posso prendere l'aiuola e fare in modo che tra le due tavole ci sia un angolo di 30 gradi, oppure posso prendere due tavole e fare in modo che tra le due c'è un angolo di 150 gradi. L'area è la stessa. Quindi la nostra equazione goniometrica, questa qui, ha due soluzioni nell'intervallo che ci è utile. Una 30 gradi, pi greco sesti, l'altra 150 gradi, 5 sesti di pi greco. Queste due soluzioni sono entrambe buone, cioè ci conducono alla soluzione. Ok? Attenzione, qual è la ragione per la quale questa equazione mi dà due soluzioni? Sono gli angoli associati. Cioè le funzioni goniometriche possono assumere lo stesso valore per angoli diversi. Qui abbiamo individuato la soluzione usando il cerchio goniometrico. Potevamo anche, ed è un metodo di soluzione che adesso vedremo un pochino più in dettaglio, c'è un'altra strada che, quindi qui c'è, fatemelo scrivere, il cerchio goniometrico. Oppure possiamo usare un metodo grafico. Possiamo prendere quindi un piano cartesiano dove in ascissa ho l'angolo, chiamiamolo alfa, qui ho 0, qui ho 2 pi greco, qui c'è pi greco, qui c'è pi greco mezzi, qui c'è 3 mezzi di pi greco, e facciamo il grafico della funzione y uguale a sen alfa. In pi greco mezzi vale 1, in pi greco vale 0, in 3 mezzi pi greco vale meno 1 e in 2 mezzi pi greco vale di nuovo 0. Quindi è un andamento di questo tipo e poi si riproduce. E quindi trovare la soluzione al nostro problema significa intersecare questo grafico con la retta y uguale a un mezzo. Cioè siamo partiti da sen alfa uguale a un mezzo e questo lo interpreto come l'intersezione di due grafici, sen alfa, che è il grafico di y uguale a sen alfa, e dopo ho un mezzo che posso rappresentare come una retta. Se qui c'è 1, qui c'è un mezzo, la retta y uguale a un mezzo è una retta orizzontale che ha questo più o meno questo andamento. Scusate un attimo, la metto un pochettino più in alto. Ecco. Intersecare i due grafici mi conduce a queste due soluzioni, questo punto di intersezione e questo punto di intersezione, che corrispondono ovviamente ai nostri due angoli, pi greco sesti e 5 sesti di pi greco. Ok? Tutto chiaro fin qua? Riassumendo, quando abbiamo a che fare con delle equazioni goniometriche, possiamo, almeno quelli di questo tipo, cioè quelli elementari, fatemi scrivere anche elementari, abbiamo a disposizione in generale due strade. Un metodo risolutivo che usa il cerchio goniometrico, e quindi essenzialmente angoli associati, oppure il metodo grafico. Abbiamo appena visto in cosa consiste. Cioè interpreto le soluzioni come l'intersezione tra due grafici diversi. Sono equivalenti.
Vanno bene entrambe, potete usare l'uno o l'altro indifferentemente. Io preferisco il cerchio goniometrico perché lo vedo meglio, onestamente. Ok? D'accordo? Possiamo adesso generalizzare questo tipo di tecnica risolutiva. Immaginate di avere un'altra equazione, per esempio sin x uguale a, che ne so, radice di 3 mezzi. Anche questa è un'equazione goniometrica elementare, perché si presenta nella forma sin x uguale a un numero a qualsiasi. Questa è un'equazione goniometrica elementare. Cosa significa? Significa che non ce ne sono di più semplici, perché abbiamo una sola funzione goniometrica, solo in questo caso il seno, già posta esplicitata uguale a un numero particolare, un valore particolare, quello che sia. È chiaro che ottengo soluzioni tra virgolette semplici se a destra ho uno dei valori notevoli per il seno che abbiamo visto a suo tempo, ok? Tipo, che ne so, mezzo, 0, 1, radici 3 mezzi, meno radici 3 mezzi, meno un mezzo e via dicendo. D'accordo? Per far questo utilizziamo per esempio il metodo del cerchio goniometrico. Anche in questo caso disegniamo la nostra circonferenza nel piano cartesiano. Attenzione, stavolta l'incognita è x, x rappresenta l'angolo, quindi questa x non è il valore dell'ascissa, eh? X è il valore dell'angolo. Attenzione a non fare confusione, fatemi disegnare questo in blu, più o meno, ok. Qui abbiamo 1, meno 1, 1, meno 1. Siccome cerchiamo il valore del seno, ok? Il seno va riportato sull'asse delle ordinate. Quindi avremo qui questo valore di radice di 3 mezzi. Perché vi ricordo che qualunque punto P appartenga alla circonferenza goniometrica, le sue coordinate sono il coseno di x e il seno di x, dove x è l'angolo che il raggio forma con l'asse delle ascisse. Okay. Quindi quanti punti sulla circonferenza goniometrica hanno questo valore? Il valore di radice di 3 mezzi? Sono due. Uno nel primo quadrante, P1, uno nel secondo quadrante, P2. Quindi congiungiamo O con P e O con P2. E abbiamo i due angoli, x1 e x2. X1, angolo del primo quadrante di cui segno radice di 3 mezzi, è pi greco terzi, 60 gradi. X2, l'angolo del secondo quadrante che ha lo stesso seno, è pi greco meno pi greco terzi, cioè 2 terzi di pi greco. Okay. Vi ricordo una cosa importante: la funzione seno è una funzione periodica che ha quindi assume gli stessi valori ogni volta che l'angolo aumenta o diminuisce di multipli di 2 pi greco. Ok? Queste due soluzioni, pi greco terzi e 2 terzi pi greco, nell'intervallo da 0 a 2 pi greco sono le uniche, non ce ne sono altre. Quindi qui ho le due soluzioni, fatemele riscrivere qua sotto: x1 pi greco terzi e x2 2 terzi di pi greco sono nell'intervallo tra 0, scusate, questa è una x,
E 2 pi greco, questo è il periodo. Le soluzioni che trovo dentro il periodo prendono il nome di soluzioni principali. Ma in realtà, se io prendo x1, cioè se prendo pi greco terzi e lo aumento di 2 pi greco, anche questa è soluzione. Proprio perché il seno è una funzione periodica. Se io anziché aumentarlo di 2 pi greco, lo aumento di 4 pi greco, è uguale. Ma anche se lo diminuisco di 2 pi greco. Questo funziona per tutti i multipli interi del periodo. Quindi pi greco terzi è soluzione, allora lo è anche tutti i multipli interi di 2 pi greco aggiunti a pi greco terzi. Lo stesso vale per 2 terzi pi greco, con k numero intero relativo, z i numeri 0, 1, meno 1, 2, meno 2, eccetera. Queste invece sono tutte le soluzioni. E questa è una particolarità delle equazioni goniometriche. Quando un'equazione goniometrica ha soluzioni, come per esempio questa, scusate, come questa, le soluzioni nel periodo sono un numero finito, ma tutte le soluzioni sono infinite. Una per ogni valore di k. Perché? Perché se questo punto è soluzione, P1 è soluzione, lo è anche il punto che raggiungo partendo da P1 e facendo un giro completo. Se da P1 torno in P1, ho un'altra soluzione perché corrisponde a un angolo diverso. Gli angoli radianti non sono angoli limitati tra 0 e 360 gradi come gli angoli in gradi, possono avere valori reali qualsiasi. Ecco che diversamente dalle equazioni algebriche, dove un'equazione di primo grado può avere al massimo una soluzione, un'equazione di secondo grado può avere al massimo due soluzioni, una di terzo grado può avere al massimo tre soluzioni, tra virgolette, questo si chiama teorema fondamentale dell'algebra dovuto a Gauss. Nelle equazioni goniometriche non si può stabilire un grado, perché? Perché le equazioni goniometriche hanno, quando ce le hanno, possono avere infinite soluzioni, quindi avrebbero un grado, tra virgolette, infinito, che non è un numero. Per questa ragione, le funzioni di questo tipo, che hanno questa caratteristica, diciamo così, anomala rispetto al numero di soluzioni, si prendono il nome di equazioni trascendenti, cioè che vanno oltre l'algebra. Le operazioni di seno, coseno, tangente, eccetera, le funzioni goniometriche, sono operazioni non algebriche. Attenzione a non confondere con trascendentali, che è un termine filosofico che non ha attinenza con questo, anche se la tentazione di solito c'è. Le operazioni algebriche sono somma, differenza, prodotto, rapporto, potenza e radice. Quindi quelle equazioni che coinvolgono queste operazioni sono equazioni algebriche, che hanno un grado finito. Tutto ciò che non è in questo elenco, come le funzioni seno, coseno, tangente oppure logaritmo esponenziale, sono equazioni trascendenti, cioè che coinvolgono operazioni non algebriche. E il motivo è questo qui. Hanno questa diversa caratteristica, possono essere risolte da un infinito numero di soluzioni. A noi normalmente interessano quelle nel periodo, d'accordo? Però in realtà ce ne sono anche altre. Ok? Ci sono domande? Che cosa cambiava se per esempio anziché qui esserci radice di 3 mezzi ci fosse stato meno radice di 3 mezzi? Beh, non cambiava praticamente niente, bastava anziché tracciare questa linea rossa qui, l'avrei tracciata qua sotto. E avrei avuto, anzi facciamolo, potemi copiare. Se ci riesco, scusate,
Non si riesco a tornare indietro, non riesco. Ok, copio, lo riscrivo qua sotto, cancelliamo le parti che non ci servono. Ok, aspetta, mi serviva. Se avessimo avuto l'equazione sen x uguale a meno radice di 3 mezzi, il meno radice di 3 mezzi cade qui sotto, più o meno. Quindi interseca il cerchio geometrico in questi due punti. Quindi avrei avuto questi due angoli come soluzioni. Questo è il primo angolo, x1, e questo è il secondo, x2, p1, p2. X1 quanto vale? Beh, l'angolo nel periodo che ha come seno meno radice 3 mezzi è quello associato all'angolo che è nel primo quadrante, aumentato di pi greco, cioè pi greco più pi greco terzo, cioè 4 terzi di pi greco. Questo angolo pi per i terzi. L'altro, x2, nel quarto quadrante è 2π greco meno pi greco terzi. Per gli amici, 5 terzi di pi greco. Queste sono di solito le soluzioni principali. Tutte le soluzioni si ottengono da quelle principali aumentando o diminuendo del periodo. Quindi ho 4 terzi pi greco, più di solito si scrive 2k pi greco, con k razionale, cioè intero, e x2, 5 terzi di pi greco, più 2k pi greco, con k relativo. Ok? Attenzione, normalmente i libri di testo, quando vi chiedono di risolvere un'equazione, si aspettano questa soluzione, cioè che le scriviate tutte. Queste, quelle delle principali, corrispondono, sono queste qui, per dirla in un altro modo, da queste, passo a queste quando k vale 0. Ok? Ultima cosa che vediamo oggi, sempre relative a questo tipo di equazioni, nota bene. Torniamo al prototipo di equazione elementare in seno. Chiaramente avrò equazioni elementari in coseno e anche in tangente, ma le vediamo la prossima volta. Tutte le soluzioni econometriche hanno soluzione? La risposta è no. Esempio, sen x uguale a 2 non dà nessuna soluzione. Perché? Perché non posso trovare nessun angolo che abbia un seno che sia più grande di 1, dato che sen x è comunque compreso tra meno 1 e 1, non potrà mai arrivare a 2. Questo lo vedo bene con il cerchio goniometrico, perché se qui ho il nostro cerchio, al massimo questo vale 1, se 2 è qua sopra non ci saranno mai intersezioni tra la retta y uguale a 2 il grafico, scusate, e il cerchio goniometrico. Non avrò mai punti sul cerchio goniometrico che abbiano un'ordinata pari a 2, in 2 capita qui. Perché il seno al massimo arriva a 1 o minimo meno 1, così come se n x uguale a meno 2 non ha soluzione. Quindi attenzione, non tutte le equazioni goniometriche hanno soluzione. Ok? Qui questa soluzione a patto che a sia compreso tra meno 1 e 1, altrimenti non ci sono soluzioni.
Che succede se A non è un valore notevole, per esempio se x uguale a un terzo? Beh, in quel caso avrò sempre comunque due soluzioni, una nel primo quadrante e una nel secondo, ma non saranno angoli notevoli, saranno angoli che per forza di cose dovremo dare come approssimati. Ok? Per esempio, dopo mi fermo. Nota bene, se dovessi risolvere sin x uguale a un terzo, allora ho sempre la stessa procedura, il nostro cerchio goniometrico, qui abbiamo un terzo, qui abbiamo i due punti, P1 e P2, la prima soluzione x1 sarà l'angolo il cui seno è un terzo, quindi uso le funzioni inverse. La seconda sarà pi greco meno l'angolo di cui seno è un terzo, o 180 gradi se preferite. Detto tecnicamente, adesso vediamo se ho qui la calcolatrice, il primo angolo in gradi, la mia impostata in gradi viene circa 19 gradi. E il secondo sarà 180 meno 19, quindi circa 160 gradi, 9.5. Ok? Mi sono angoli per forza di cose approssimati. Non sono angoli notevoli. Normalmente lì se non sono notevoli, si mantiene questa scrittura senza approssimati. Ok? Ci sono domande? La prossima volta vedremo le equazioni goniometriche elementari in coseno di x e in tangente. Il coseno sono praticamente identiche, solamente che il valore dell'angolo del coseno lo riporto sull'asse delle ascisse. Mentre per la tangente c'è una considerazione in più da fare, niente di complicato, ma c'è un passetto in più da fare. Per oggi mi fermo qui.